Ben trovati con questo nuovo appuntamento organizzato da Opificio Innova, un ciclo di incontri dedicati all'innovazione e alle nuove tendenze che appunto è giunto al suo quarto appuntamento. Oggi continuiamo con la parte relativa alle nuove tecnologie e al diritto soprattutto. Il tema di oggi è i contratti informatici. Abbiamo con noi l'avvocato Valentina Frediani, che è General Manager di Colin, è un'esperta di diritto delle tecnologie, è un avvocato, è una docente, e la saluto e la ringrazio per la presenza. Invito tutti i telespettatori, noi ricordo che siamo Talk Together, va in diretta sui social. Sulle pagine Facebook di Opificio Innova e anche sulla pagina Facebook di Matex TV, che è il nostro media partner, il media partner di Opificio Innova e di questo ciclo di appuntamenti digitali. Ecco qui Valentina che saluto. Siamo in onda anche in live streaming sulla web TV di Matex, e questo evento poi andrà in versione integrale anche su canale 272 del digitale terrestre, appunto è Matex TV. Io voglio ricordare insomma che cos'è Opificio Innova. Come vi ho detto, questo è un ciclo di incontri che ormai è arrivato al suo quarto appuntamento e è un calendario molto fitto. Poi a fine webinar ricorderò anche i prossimi due appuntamenti e invito tutti gli spettatori anche a visitare il sito www.opificioinnova.it per avere informazioni sugli appuntamenti, gli eventi e anche iscriversi alla newsletter. Opificio Innova sostanzialmente nasce dall'unione di importanti realtà imprenditoriali attive nel campo dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e del supporto dell'impresa, con solide esperienze nazionali e internazionali. Ed è partner progettuale operativo di un raggruppamento di imprese che ormai possiamo dire, siamo entrati finalmente nel vivo, andrà a gestire una parte degli spazi, è concessionario di alcuni spazi della manifattura tabacchi di Cagliari per la realizzazione di quel progetto che si chiama la Fabbrica della Creatività. La manifattura tabacchi, per chi non conosce il luogo, è un luogo simbolico al centro di Cagliari, è strategico, a pochi metri dal mare, in pieno centro, e si candida ad essere un luogo di incontro, di elaborazione di idee, anche legato ai temi dell'innovazione, della cultura e della formazione. Come dire, nasce anche in un luogo strategico, anche perché storicamente quel luogo ha rappresentato, lo dice la parola, manifattura tabacchi, un luogo che impegnava tantissime persone, centinaia di operai sardi. E come dire, il lavoro visto nell'antica concezione settecentesca e ottocentesca, oggi invece ritorna in una nuova forma, che è quella appunto della trasformazione digitale, dell'innovazione e anche della promozione territoriale e dello sviluppo del capitale umano. Ecco perché la manifattura tabacchi non è un luogo secondario rispetto ai temi che andiamo a sviluppare. Anche quest'oggi. Era una introduzione doverosa anche per capire l'importanza di quello che Opificio Innova sta andando a fare, andrà a fare nei prossimi anni. Io passo la parola oggi a un argomento tecnico, ma allo stesso tempo mi permetterà Valentina anche meno tecnico di quanto si voglia pensare, perché in effetti un po' tutti noi in qualche modo ci siamo ritrovati, o direttamente o indirettamente come impresa, come pubblica amministrazione, ci siamo imbattuti nei cosiddetti contratti telematici o contratti digitali. In realtà il contratto, nella sua evoluzione massima, il contratto, così come lo conosciamo, così come
descritto l'articolo 1325 del codice civile, che incontra la modernità, che incontra la tecnologia, e però ovviamente ci sono degli aspetti che sono legati alle caratteristiche particolari di questa figura contrattuale. Io non mi dilungo di più, ricordo appunto, do a Valentina, all'avvocato Frediani, 30-40 minuti per un'esposizione, e poi la parte finale di questo webinar la dedicheremo alle domande che il pubblico, sia attraverso questo webinar che attraverso i social, rivolgeranno alla nostra relatrice, alla nostra esperta. Grazie Valentina, e io ti passo la parola. Grazie di nuovo per la tua presenza qui. Bene, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi pomeriggio parliamo dei contratti informatici e in particolare dal punto di vista del tema della cybersicurezza e di dove vengono allocate poi le nostre informazioni quando aderiamo a queste tipologie contrattuali. Allora, intanto una premessa giuridica generale, cioè i contratti informatici non sono inquadrati nel nostro codice civile, come tu citavi fanno riferimento a degli articoli generici, sono dei contratti comunque atipici, e che diciamo in linea generale ho iniziato 20 anni fa, già all'epoca utilizzavamo come strumento quelli che sono gli istituti generici e generali del codice civile. Oggi conta a nostro favore che comunque c'è molta giurisprudenza, che comunque si sono evoluti, diciamo, tutti quegli aspetti anche relativi agli approfondimenti, no? di che cosa consistono questi contratti informatici. In generale possiamo dire che tutto ciò che è afferente l'ambito tecnologico viene poi caratterizzato dal contratto di natura informatica, quindi le licenze per acquisire un'app, piuttosto che lo sviluppo di un sito web, piuttosto che tutto quello che può riguardare la contrattualistica per quelle aziende o le pubbliche amministrazioni che hanno comunque una direzione dei sistemi informativi e che hanno necessità di portare i loro dati in cloud, piuttosto che di avvalersi di esperti amministratori di sistema. Quindi diciamo la contrattualistica informatica spazia in maniera incredibile. Se dovessimo affrontare tutti i contratti informatici, ho scritto anche dei testi in materia, probabilmente dovremmo fare tante giornate e non sicuramente un webinar così condensato. Per questo abbiamo selezionato degli argomenti. Perché? Innanzitutto perché la contrattualistica è comunque quello che tu dicevi, cioè non è un qualcosa di particolarmente recluso su quelli che sono ok, può riguardare gli avvocati, può riguardare gli informatici, no, in realtà riguarda tutti, perché dal professionista all'ente, ma chiunque ormai oggi utilizza anche un telefono con delle app per finalità lavorative ma anche di natura personale, sicuramente si ritrova a concludere dei contratti informatici, aderendo per tematiche di privacy, aderendo, lasciando i propri dati e magari con profilazione. Quindi è un mondo che magari non ci salta immediatamente agli occhi, uno sembra di viverlo in maniera lontana, in realtà è estremamente tangibile. Il problema è che a volte questi contratti non ci sono in realtà, cioè si vanno a fare determinate operazioni e spesso il contratto non viene realizzato. Io in questa sede voglio anche valorizzare l'importanza del contratto di per sé. Oggi i contratti sono visti come qualcosa che tende un pochino a rallentare quello che può essere un processo decisionale, un'immissione all'interno dell'azienda o della pubblica amministrazione di determinate servizi o soluzioni, quindi si passa attraverso gli ordini. In realtà io lo concepisco come uno strumento estremo di prevenzione, no? Perché se io vado a chiarire quelle che sono delle regole rispetto ad un servizio, rispetto ad una soluzione, ad un prodotto anticipatamente, evidentemente riesco ad evitare tutte quelle problematiche che poi di fatto quotidianamente vediamo nascere laddove il contratto non sussista. Dicevamo, ne parliamo dal punto di vista sia del tema della sicurezza, cybersicurezza, sia dal punto di vista di dove vanno a finire i nostri dati quando concludiamo dei contratti informatici. Perché queste due tematiche? Perché sono due tematiche collegate a quello che nell'ultimo anno è stata un po' l'evoluzione, statisticamente parlando, delle problematiche che si sono concentrate sui contratti. Cioè, appunto, cybersicurezza, io magari mi avvalgo di un soggetto terzo sul quale vado a portare in cloud i miei dati o comunque che va a amministrare il mio sistema, quindi può accedere alle mie informazioni, in qualche maniera quindi può anche incidere sul mio business.
e dall'altra dove materialmente questi dati vanno a finire, perché recentemente c'è stata una sentenza a livello europeo che ha stabilito che i dati che vengono trasferiti, questa sentenza in particolare faceva riferimento agli Stati Uniti, fuori dalla comunità verso gli Stati Uniti, non sono sufficientemente protetti e quindi ci sono gran parte dei trasferimenti che non possono essere effettuati. Questi due argomenti devono essere conosciuti da chi si affaccia o comunque sta già concludendo, ha concluso la necessità di rinnovare o di valutare o di selezionare dei fornitori, perché possono creargli delle vulnerabilità, sia in modo diretto, nel momento in cui appunto affida le proprie informazioni aziendali o comunque una parte del proprio business per raggiungere degli obiettivi ad un fornitore, sia in maniera indiretta, perché magari quel fornitore poi gestisce dei dati, delle informazioni dei propri clienti e dei propri fornitori a sua volta del committente, può creare delle problematiche reputazionali laddove non li vada a gestire a norma di legge, oppure comunque possa creare delle vulnerabilità. Partiamo dal primo aspetto, quello relativo alla sicurezza informatica. Abbiamo avuto modo di affrontare, di accennarlo anche al nostro precedente incontro, a quelli che sono sostanzialmente stati nell'ultimo anno attacchi informatici che ripetutamente hanno colpito tutto il sistema, non solo italiano ma anche europeo, a seguito della tematica Covid. Comunque le persone hanno cominciato a lavorare da casa, comunque si sono concentrate in modo particolare nelle video call, la didattica a distanza, i corsi online, l'acquisto di maggiori app, perché chiaramente non uscendo di casa si va a interagire con quelli che possono essere gli strumenti informatici. Ebbene, il tema della sicurezza è un tema fondamentale, perché nel momento in cui io mi avvalgo della collaborazione di un servizio di un soggetto terzo, io affido comunque a lui tutta una serie di informazioni. Da una parte ho degli obblighi normativi in materia di privacy che mi dicono espressamente che nel momento in cui io i dati di cui sono titolare li affido ad un soggetto terzo, devo comunque ottenere delle garanzie, non solo dichiarate sulla carta, ma sulle quali poi devo anche effettuare delle verifiche materiali, sostanziali. Dall'altra c'è un tema di preservazione delle nostre informazioni, perché se il nostro fornitore non è sufficientemente affidabile, non solo potrebbe subire un data breach, ma magari se è disorganizzato o appunto non affidabile, potrebbe anche nascondermi l'evento dell'attacco di per sé e quindi non darmi modo in qualche maniera di circoscrivere gli effetti negativi dell'attacco stesso. Consideriamo che noi quando parliamo di contratti informatici, il tema della cybersicurezza è sempre centrale per più motivi. Uno è anche che genera dei costi comunque tra le parti, perché il tema della sicurezza, cioè avere dei dati e delle informazioni in sicurezza, prevede non solo misure informatiche di protezione, misure anti-intrusione, backup o altro, ma anche misure organizzative. Queste incidono ovviamente sull'organizzazione dell'azienda che ci presta i servizi e che si traducono evidentemente in un costo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo anche concepirlo per il valore economico che può avere rispetto al contratto che andiamo a stipulare. Poi c'è un tema di sicurezza, perché comunque i nostri dati, le nostre informazioni, se non sono sufficientemente protetti, possono costituire un qualcosa di appetibile nell'ambito della competitività. Sappiamo che nel dark web, diciamo nell'internet sommerso, dove vengono effettuate delle operazioni sostanzialmente in violazione di legge, fuori da quelli che sono i parametri ordinari di legalità, spesso vengono commissionati degli attacchi tra competitors per andare a discreditare la credibilità di un'azienda, piuttosto che poi andare a riscattare e in qualche maniera quindi intrappolare dei dati per poi chiedere dei riscatti. Quindi i dati, le informazioni possono costituire anche una merce di scambio a fini estortivi per ottenere poi dei finanziamenti di altre attività magari. Per cui non prendiamoli come grandi concetti che riguardano sempre gli altri, perché sicuramente i nostri dati prima o dopo in un breach ci sono finiti, come cittadini o come operatori all'interno delle aziende. Sapete benissimo, l'anno scorso era su tutti i giornali, l'istituto bancario Unicredit ha dovuto mandare a tutti i propri clienti per aver subito un breach, una comunicazione relativamente alla sicurezza informatica che era stata bucata sui propri sistemi e quindi l'obbligo di notificazione alle persone.
Pensate di dover notificare ai vostri clienti, ai vostri fornitori che è stata bucata la rete dove sono contenuti i dati che vi riguardano. Magari qualcuno può essere più interessato, qualcuno meno, perché se si tratta di fatture ci interessa forse fino a un certo punto, ma laddove magari ci siano dei dati particolari sulla rischiosità economica, sulla credibilità economica delle persone, sugli ordini che hanno fatto, su quella che è la progettazione magari di un servizio, di un prodotto che stiamo eseguendo per loro conto, è ovvio che si può creare un disvalore molto importante. Quindi, prima regola fondamentale, nel momento in cui si vanno ad affrontare dei contratti che possono ad esempio essere contratti di cloud, di esternalizzazione dei dati, di servizi, contratti che riguardano la nostra sicurezza informatica, quindi prestatori che possono intervenire sui nostri sistemi e andare a determinare il livello di sicurezza, andarli a gestire, sui quali noi facciamo un'affidabilità, è fondamentale capire intanto la credibilità di questi soggetti, quindi richiedergli magari anche delle certificazioni che per noi sono importanti un domani dovesse succedere qualcosa, perché dimostrano che ci siamo affidati a persone e entità di un certo spessore professionale, e poi avere delle garanzie pratiche, ad esempio sapere se i nostri fornitori hanno delle assicurazioni che vanno a coprire i rischi da attacchi, se prevedono delle procedure di comunicazione che in tempi brevi siano in grado di venirci a raccontare se ci sono degli eventi infausti che possono creare comunque delle vulnerabilità, se effettuano loro delle attività di analisi e di verifica, i cosiddetti vulnerability assessment o penetration test sui loro sistemi, per capire se possono essere bucati in qualche maniera, attaccabili, e a che livello di protezione possono arrivare. Quindi è molto importante da questo punto di vista avere delle evidenze contrattuali. Ci serviranno a noi per poter dimostrare che c'è stata comunque una particolare attenzione nella selezione del fornitore, ma ci serviranno anche un domani laddove magari si dovesse generare una responsabilità verso le parti terze, per poter dimostrare che noi ci siamo affidati a qualcuno che dava delle garanzie e che evidentemente non sarà chiamato lui a dover risarcire queste parti. Poi c'è un'altra tematica, quella del trasferimento dei dati fuori dai confini europei, delle informazioni fuori dai confini europei. Questa è una tematica molto delicata, molto importante, perché la ritroviamo sostanzialmente in qualsiasi contratto informatico, nel senso che ormai oggi l'allocazione fisica del dato è difficile che corrisponda all'identità territoriale del soggetto, del fornitore con il quale concludiamo il contratto stesso. Perché? Perché in genere i data center possono essere a livello europeo, a livello italiano, ma molto spesso interagiamo con gli Stati Uniti, molto spesso interagiamo anche per altri motivi con altri paesi, con la Cina piuttosto che con la Russia. Quindi andando ad effettuare dei trasferimenti dati che da un punto di vista giuridico devono comunque avere delle garanzie. La prima regola che ci indica il nostro legislatore con riferimento alla normativa in materia di privacy è che i dati personali, quindi dei nostri clienti, dei nostri fornitori, dei nostri dipendenti, possono essere trasferiti solo laddove il soggetto che li riceve sia in grado di prestare le garanzie che sono presenti nel nostro regolamento europeo e che sono garanzie in pratica di trasparenza, cioè di poter consentire ai soggetti a cui fanno riferimento i dati di esercitare dei diritti, diritti di accesso, diritti di cancellazione, diritto alla portabilità del dato, quindi di poter portare il dato da un'entità all'altra. E questi sono fondamentali. Ma devono essere anche rispettati dei principi, ad esempio il cosiddetto principio del privacy by design, cioè che la privacy venga garantita fin dalla progettazione di quegli strumenti con i quali i dati che noi trasferiamo fuori dal territorio europeo vengono trattati. Quindi obbligo ed onere, obbligo normativo sancito dal legislatore, onere per un interesse anche legato al business o alle finalità pubbliche per cui l'ente o l'azienda privata commissiona l'attività, e andare a verificare ogni volta che concludiamo un contratto di natura informatica se i dati che diamo a disposizione vengono trasferiti fuori dai confini europei, perché si potrebbero aprire degli scenari molto diversificati. Dopo una sentenza del luglio 2020, il trasferimento dei dati negli Stati Uniti non è più possibile perché a seguito di una
richiesta specifica di intervento di un cittadino europeo, sostanzialmente è emerso, lo sapevamo, ma è emerso in maniera ufficiale, formale e incontrovertibile che le autorità governative statunitensi accedono a tutti i dati anche di cittadini europei che si trovano sul territorio statunitense senza riconoscere alcune delle garanzie previste dal regolamento europeo. Questo ovviamente, benché ci possa suonare strano, ma è in contraddittorietà con quelle che sono le prescrizioni normative, quindi i dati non si possono trasferire verso gli Stati Uniti o verso altri paesi che non rispettino i principi del regolamento europeo, perché altrimenti si rischia di incorrere noi in una violazione normativa, noi titolari del trattamento che facciamo il trasferimento. Come si possono trasferire? Si possono trasferire quando vengono date delle garanzie tecniche, come la cifratura, scusate, quando c'è un consenso espresso dei soggetti dei quali dobbiamo trasferire i dati. Ma sono dei meccanismi complessi, comunque, che a seconda della realtà non sempre possono essere gestiti preventivamente. Quindi, da un punto di vista contrattuale, è essenziale andare a determinare se una volta che noi sottoscriviamo un contratto, che può essere ad esempio poter inviare una newsletter tramite uno strumento sul quale andiamo a caricare un database, oppure usufruire di un CRM dove appunto noi carichiamo tutti i dati che riguardano i nostri clienti, piuttosto che magari utilizzare delle app che facciamo utilizzare ai nostri clienti per finalità di marketing, di fidelizzazione, di profilazione. Ecco, se in questi casi ci sono trasferimenti fuori dai confini europei. Se ci dovessero essere, bisogna avere una mappatura di quelli che sono i paesi destinatari e verificare preventivamente se questi paesi rientrano nella white list, diciamo, di quelli che rispettano il nostro regolamento europeo. È logico che qui si aprono degli scenari pazzeschi, perché se già gli Stati Uniti, che diciamo per noi sono dei cugini da un punto di vista di mentalità giuridica occidentale, già ci possono creare dei problemi sotto un profilo di conformità normativa, possiamo immaginarci cosa può succedere laddove magari con altri paesi che hanno un'entratura molto forte sulla proprietà dei dati rispetto alle aziende, rispetto ai privati, dove c'è un'incidenza magari governativa anche a livello normativo molto più incisiva. Vedi appunto la Russia, vedi la Cina, paesi verso i quali senza il consenso espresso, con particolari accorgimenti tecnologici di cifratura dei dati, i dati stessi non possono essere trasferiti. Ecco, avere queste nozioni, perché noi ne parliamo? Perché sono comunque informazioni che noi gestiamo nella quotidianità. Spesso vengono sottoscritte delle licenze a livello contrattuale, comunque abbiamo dall'altra parte il fornitore e noi diciamo ok, ma io tanto ho bisogno di quel servizio, quindi io vado a sottoscrivere il contratto. Clicco accetta, clicco ok, firmo un documento, però oggi ci vuole anche la consapevolezza di cosa stiamo andando a sottoscrivere in ambito tecnologico. Niente è troppo complesso, ma nulla va dato per scontato, quindi bisogna fare anche delle valutazioni. Questi due elementi di cui io parlo, quali sono le garanzie da un punto di vista di cybersicurezza e protezione dei dati, e qua e dove vengono allocati i dati che noi mettiamo in mano al nostro fornitore, sono dei punti fondamentali. Potremmo citarne altri a livello di contrattualistica informatica, ad esempio nell'ipotesi di interruzione dei rapporti, l'obbligo del nostro fornitore che noi dobbiamo rappresentare di aiutarci a trasportare quel servizio e quelle informazioni verso il nuovo fornitore, la cosiddetta migrazione del servizio, che spesso nei contratti non viene contemplata in maniera sufficiente, anche perché i contratti molto spesso vengono predisposti dal fornitore. Non cattiva fiducia verso il fornitore, ma ognuno porta l'acqua al suo mulino, quindi evidentemente sono dei contratti in cui evidentemente cerca di calmierare quello che può essere il rischio che può derivare a lui stesso. Quindi è nostro onere, il nostro interesse quando andiamo a stipulare, ovviamente attenzionare quegli aspetti che ci potrebbero in qualche modo danneggiare. Un altro aspetto molto importante è l'inadempimento. Molto spesso noi troviamo contenziosi per quanto riguarda la parte di sviluppo di siti web o sviluppo di applicativi, dove si parte amici in un modo e poi si arriva magari a metà del progetto, il progetto è scostato rispetto a quello che era originariamente previsto, sono aumentati dei costi e ora come andiamo a gestire tra fornitore e cliente? Il cliente dice ma io ti ho dato un obiettivo, non voglio pagare, il fornitore dice sì, però hai cambiato magari idea mille volte o mi hai chiesto determinate aggiunte, quindi evidentemente il valore contrattuale è diverso del servizio di che quello che ti sto sviluppando.
Ecco, tutte queste cose devono essere preventivate, perché in ambito tecnologico, io dico sempre, ma lo dicevo 20 anni fa e continuo a dirlo oggi, è assolutamente sconfortante pensare di ricorrere all'autorità giudiziaria. Io ho un concetto mio, opinione personalissima, non ci vorrei ricorrere mai per niente su tutti i temi in generale. Io vengo dal penale, ho fatto 2 anni di diritto ordinario, diciamo perdersi nei meandri del tribunale non è auspicabile a nessuno, sia per una questione di dilatazione dei tempi, ma anche per i costi, ma anche per il fegato che se ne va, perché poi alla fine non si è mai sufficientemente soddisfatti. Probabilmente ha un senso investire prima e cercare di fare dei buoni contratti, in modo poi da non doversi ritrovare veramente a bloccare magari delle aree di business, a dover continuare a spendere e non raggiungere gli obiettivi, anche perché da lì che si va a soddisfare con una sentenza le esigenze che abbiamo manifestato, la tecnologia va talmente avanti, il mondo va talmente veloce che probabilmente siamo già dietro ad altre soluzioni o ad altre necessità. Quindi è fondamentale oggi, secondo me, più di ieri, avere sempre più autonomia nel poter andare a gestire le dispute, e questo è l'unico modo per passare veramente dai contratti. Questo non vuol dire andare a preparare dei faldoni di 100 pagine per stipulare degli accordi con le nostre controparti, che poi diventano anche in qualche maniera fastidiosi nella gestione del rapporto. Vuol dire focalizzare bene rispetto a quello che è l'oggetto del servizio, del prodotto che noi richiediamo, quelli che possono essere dei punti nevralgici. Se io richiedo uno sviluppo su commissione di un software, è molto importante che io capisca, ad esempio, se il codice sorgente, quindi ciò da cui si origina poi il software che io sto commissionando, mi viene rilasciato alla fine del lavoro o meno, perché cambia e incide sul prezzo, perché cambia e incide anche sulla paternità delle informazioni che ho dato al mio sviluppatore, perché potrebbe magari andarlo a rivendere a dei competitors e quindi altri avvantaggiarsi dello sforzo delle informazioni che io ho rilasciato. Se io invece vado a sottoscrivere un contratto di cloud, è ovvio che mi devo concentrare su un tema di sicurezza dei dati e sulla migrazione, che cosa succederà una volta che andremo a concludere i nostri rapporti. Perché? Perché il rischio da una parte di avere esposte delle informazioni e quindi direttamente di essere responsabile se non assolve bene i propri compiti il mio fornitore, dall'altra, quando si interromperanno i rapporti, io rischio magari di non avere più la disponibilità di determinate informazioni o di doverla pagare come servizio ulteriore per tornare nella disponibilità di quelle informazioni. Se ve lo dico, diciamo, è perché tutto questo è quello che noi ritroviamo nelle discussioni, nelle dispute che dobbiamo andare poi a gestire, e ve lo dice tra l'altro una persona che tende a dire troviamo una soluzione, proprio per non ricorrere in giudizio, proprio anche per evitare un dispendio di energie e di costi che non ha senso, e proprio perché nell'ambito del diritto informatico puoi trovare degli interpreti equilibrati su quelli che sono i contenuti delle volontà delle parti è molto difficile ancora, perché non c'è una cultura giuridica in questa materia, come del resto spesso non c'è questa cultura giuridica tra gli avvocati che svolgono attività non specifiche nell'ambito del diritto informatico, perché come dico sempre, ognuno diciamo è bene che si occupi di quello sul quale è specializzato. Oggi non è più plausibile poter intendersi di tutto, poter sapere di tutto, come io del resto non mi occupo di diritto del lavoro, non mi occupo di diritto civile, ma proprio perché ci sono delle peculiarità. Ultima, e vado a concludere, ultima osservazione sul tema della contrattualistica. I contratti informatici devono essere molto equilibrati, cioè più di altri contratti, non si deve tirare la corda da una parte all'altra. Spesso a noi ci vengono richiesti dei contratti e ci viene detto, ma quanto riusciamo a essere tutelati, che tipo di clausole abbiamo ad inserire? Non si parte dalle clausole, si parte dal tipo di rapporto oggettivo, cioè che cosa deve fare il fornitore, che cosa deve fare il cliente. Questo non lo stabilisce il contratto, questo lo stabilisce la volontà negoziale delle parti. La bravura poi è riversare sul contratto quei contenuti che siamo in grado di descrivere, questi ruoli di ciascuna parte, le garanzie che ciascuna parte deve dare, in che modalità le deve dare, in quali tempistiche, ecco, andarle a riversarle poi per iscritto. E ragionevolmente, perché la ragionevolezza è fondamentale, capire nell'ipotesi in cui ci dovessero essere delle difformità interpretative a quali strumenti poter risalire, proprio perché il contenzioso si vada a ridurre. Purtroppo quello che spesso succede è che c'è una mancanza di attenzione sull'aspetto contrattualistico, vengono sottovalutati
i contenuti, perché magari si vede che sono pagine e pagine, allora sì, figurati se le vado a leggere tutte. Poi però ci si ritrova magari con degli obblighi, poi però magari ci si ritrova con degli oneri, poi magari ci si ritrova anche con dei costi aggiuntivi se non si disdice in tempo rispetto a determinate tipologie di contratti. Quindi il mondo si evolve, evidentemente bisogna evolversi anche noi, e in questo apprendere quel minimo culturale che ci permetta anche di distinguere su cosa possiamo autonomamente andare a fare delle valutazioni e su cosa magari abbiamo necessità di andare a integrare le informazioni con soggetti terzi, che non è detto che siano solo gli avvocati, potrebbero essere anche degli informatici, ovviamente, quindi persone che operano nel settore e che magari sanno darci delle spiegazioni che ci fanno comprendere se ci stiamo muovendo nella direzione giusta o meno. Mi fermo. Grazie Valentina, sì, ci sono un po' di domande, quindi possiamo, anche se con un po' di anticipo, avviare un po' la parte della discussione, chiamiamola così, virtuale. Io ricordo che siamo in diretta su la web TV matex.tv, siamo in diretta sulle pagine Facebook di Opifice Innova che organizza questo ciclo di incontri, di talk, e anche sulla pagina Facebook di matex.tv. Ricordo che questo, noi siamo nella sezione del Talk Together dedicati alla sicurezza, al diritto, diciamo, sono quattro incontri dedicati alla privacy e alla data protection. Valentina ricordava bene la mia domanda che sta per arrivare, proprio te l'anticipo, quali sono in particolare i dati da proteggere? Quando noi partiamo di dati, quali sono i dati da proteggere? Tu hai già detto come si possono proteggere, ma soprattutto la domanda a seguire è anche se noi abbiamo oggi, ritieni che abbiamo oggi una legislazione sufficiente in materia, soprattutto perché poi parliamo di un tema che non ha confini territoriali, è l'antica questione della normativa da quando c'è stato l'avvento di internet e l'avvento delle nuove tecnologie. Non avendo una dimensione territoriale ma planetaria, probabilmente la legislazione può coprire fino a un certo punto, poi dopo si entra in un buco nero. Ti do la parola ricordando che il prossimo appuntamento, sempre nell'ambito dei temi della privacy e della data protection, è il 22 aprile alle ore 15 con l'avvocato Alessandro Cecchetti e si parlerà di Cyber Security Act. Valentina, questa domanda su che cosa sono esattamente i dati che dobbiamo proteggere è la normativa. Allora, i dati che dobbiamo proteggere sulla base del regolamento europeo attualmente in vigore per la protezione dei dati personali sono i dati che fanno riferimento alle persone fisiche, dati identificativi in modo diretto e indiretto, che fanno riferimento alle persone fisiche. Questo vuol dire tutti i dati che anche indirettamente attraverso dei codici sono in grado di ricostruire l'identità di una persona. Quindi, ad esempio, il numero della mia tessera sanitaria, anche se magari non c'è scritto direttamente Valentina Ferriani, ma si può raggiungere la mia identità, è un dato che deve essere protetto. Ma anche il dato della persona fisica nei rapporti business to business deve essere protetto. Quindi, se io sono un'azienda che ha un database di propri fornitori o propri clienti, avrà delle denominazioni sociali, ma poi ci saranno associati dei dati personali, degli indirizzi email, quelli che sono i contatti. Ecco, quelli sono dati che devono essere protetti. Poi, a seconda del valore del dato, quindi il dato sanitario, il dato giudiziario, il dato relativo a quello che può essere l'aspetto economico, la credibilità economica della persona, la semplice fattura, possono essere tutelati in maniera diversa. Ed ecco che a livello europeo hanno introdotto il concetto dell'accountability, cioè la variabile, che abbiamo nel proteggere i dati a seconda della gravità di lesione dei diritti che può derivare dal soggetto a cui fanno riferimento nel momento in cui ci dovesse essere una violazione. Quindi questi sono i dati che devono essere protetti. Considera che sono dati protetti dalla normativa, quelli ripresi con la videosorveglianza, rilevati a livello biometrico, i dati dal punto di vista dell'Internet of Things, quindi tutti quei dati nella domotica che ci dicono quando abbiamo acceso una luce, che facciamo partire la lavatrice dal remoto, anche quelli sono dati personali perché sono in grado di descrivere le nostre abitudini di consumo.
Quindi i dati sono tutti dati. Quando noi navighiamo sul cellulare, in quel momento usciamo con un codice che ci dice e può far risalire a quella che è l'identità della persona. Quindi ti puoi immaginare, no, attraverso le app, le password di identificazione sono dati personali. Quindi noi siamo pervasi dall'utilizzo di dati personali, dal nuovo oro, come viene definito a livello globale. Quello che tu dici rispetto ai confini, la normativa è sufficiente. Allora, io sono una grossa estimatrice del regolamento europeo, nel senso che benché tutti si siano stracciati le vesti, ora questo regolamento come funzionerà, non sono indicate le misure in maniera specifica, questo regolamento ha un grande valore, perché questo regolamento parte dal presupposto che siamo tutti diversi a livello di business, di enti, abbiamo tecnologie diverse, abbiamo organizzazioni diverse, abbiamo interessi diversi. Ognuno faccia i conti a tutelare i dati proprio con questi parametri e lo deve andare a giustificare. Non si può applicare a tutti le stesse misure, no? Perché siamo tutti portatori di elementi molto diversificati. C'è un problema indubbiamente internazionale sui dati, che da una parte diciamo rende l'Europa un po' la pioniera sui diritti degli interessati, cioè delle persone, di noi che rilasciamo i dati. Dall'altra la strappa rispetto al resto da tutto il mondo, salvo qualche paese che è assimilabile al nostro. Ad esempio, ti facevo l'esempio degli Stati Uniti, perché benché si sia estremamente vicini su tante normative, vi siano tanti interessi economici, negli Stati Uniti, ad esempio, non è il dato personale da tutelare perché è da tutelare la persona a cui fa riferimento. Negli Stati Uniti è il contrario. Io che detengo dei dati o delle informazioni, anche se fanno riferimento a te, sono io che devo essere tutelato perché ho una proprietà su quei dati. Quindi è un concetto molto diverso tra proprietà del dato e tutela di chi è intestatario di quel dato. Si sta cercando di connubiare delle normative internazionali. Negli Stati Uniti siamo stati travolti dal Covid, però già nel 2018 la legge californiana degli stati è partito proprio con una normativa assimilabile a quella europea. In genere la California apre molto le porte a quelle che si succederanno come normative anche negli altri paesi, quindi siamo fiduciosi che poi si arrivi a un allineamento. Ma queste sono normative che rappresentano manovre economiche. Cioè, quando l'Europa dice teniamo i dati alle regole europee, l'Europa sta dicendo teniamo i dati in Europa, e tenere i dati in Europa vuol dire che economicamente tu ti avvali di servizi attivi in Europa, tu attivi le aziende europee, tu vai sui data center europei, quindi è una manovra economica, è normativa, ma è economica, per cui ha un valore importante. Ci sono altri paesi in cui è difficile gestire il concetto di tutela del dato. La Cina ha una normativa per cui il governo cinese in qualsiasi momento può accedere a qualsiasi azienda e sistemi informativi e prendere e prelevare qualsiasi informazione. Per noi questo può non essere concepibile. Loro sono attivi in un tipo di sistema e in un tipo di modalità, per cui è normale che funzioni così. Per cui sarà difficile a livello mondiale arrivare ad una quadra normativa. Si possono però portare a casa dei buoni risultati anche lì tra paesi dove c'è una reciprocità. Noi ce l'avevamo con gli Stati Uniti, ora è saltato il banco, ma l'andremo a ritrovare. La dobbiamo costruire ad esempio con il Regno Unito, perché con la Brexit anche loro non sono più all'interno del perimetro europeo, eppure ci sono degli interessi molto importanti con il Regno Unito. Quindi ci sono dei movimenti piuttosto importanti. Intanto abbiamo una normativa da 3 anni, a maggio facciamo 3 anni a livello europeo, che ci sono voluti anni per andarla a raggiungere. Già è stata, diciamo, una buona conquista, perché è molto molto focalizzata sui diritti del cittadino. Pensate, in questo anno di Covid, a quanto la privacy abbia avuto un peso, a quanto si è discusso sui muri per un tema di privacy, a quanto si disquisisca oggi su un tema di privacy rispetto a quello che è il fascicolo sanitario, l'identità sanitaria. Quindi ci sono mille variabili. Per me è una normativa sufficiente, ad oggi è sufficiente. Poi bisogna accettare le sfide del futuro. Pensa all'intelligenza artificiale. Quante problematiche privacy l'intelligenza artificiale ci pone, laddove magari vengono prese delle decisioni tramite l'intelligenza artificiale. Lo stesso Internet of Things, l'internet delle cose. Pensare che abbiamo una casa intelligente, ma qualcuno può sapere a che ora accendiamo una luce, quando va la lavatrice, quando ci asciughiamo i capelli. Insomma, ci sono tante riflessioni da fare sul tema dei dati, è molto ampio.
Grazie Valentina. Tu hai citato proprio poco fa il tema della Brexit. Una delle domande era proprio: la Brexit ha cambiato i rapporti fra Gran Bretagna ed Europa in termini di protezione dei dati? Mi sembra chiaramente. Assolutamente sì. Guarda, tra l'altro è curioso il fatto che il regolamento europeo tragga origine proprio dal Regno Unito. Cioè noi oggi abbiamo un regolamento con un Regno Unito che è uscito dai giochi, ma che è stato il primo paese a proporlo, tant'è che è un principio anglosassone quello dell'accountability. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. Si sta lavorando, probabilmente il Regno Unito si uniformerà comunque al regolamento, sia perché appunto sono i principi anglosassoni che noi abbiamo raccolto, sia perché ci sono tanti interessi economici in gioco e di reciprocità. Quindi aspettiamo anche questo nuovo accordo con il Regno Unito. Ricordo sempre gli spettatori che possono visitare il sito di opificinnova.it, un sito pieno di informazioni ed è possibile appunto anche avere informazioni sugli appuntamenti e gli eventi in corso e futuri e anche per ricevere e iscriversi alla newsletter. Valentina, hai parlato di dark web. Una domanda è quali poteri ha l'autorità giudiziaria, ad esempio in Italia, se si viene a scoprire, ad esempio, come è successo che il dark web è un luogo dove si vendono armi o si vendono altri beni che sono ovviamente vietati secondo la legge italiana. C'è un potere, anche insomma, per tua esperienza, quale potere ha l'autorità giudiziaria italiana in questo caso di intervenire? Dark web, lui dice la parola, è nero ed è veramente anche un buco nero rispetto a tutto ciò che si muove lì dentro. Prego, Valentina. Ma allora, guarda, non è tanto il problema se può intervenire. Sì, può intervenire se riesce a risalire all'identità dei soggetti che fanno determinate operazioni. Quindi il problema è un problema molto sentito. Questo bisogna dire che le autorità europee, ma anche a livello internazionale, si sta lavorando molto per andare a compattare le forze, per poter andare a combattere determinate azioni. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo avuto, noi lo dico a livello Italia, ma anche Europa, uno di ransomware, che sono degli attacchi che puntano piccole e grandi aziende per andare sostanzialmente a cifrare i dati sui quali stanno lavorando queste aziende o gli enti pubblici e chiedere un riscatto se questi dati li vogliamo riavere. La notizia anche del comune, non mi ricordo, un comune credo dell'Emilia-Romagna, proprio la scorsa settimana gli è stato chiesto 1,5 milioni per far riattivare le linee comunali di collegamento dei vari sistemi, anagrafe, eccetera. Insomma, 1,5 milioni non stiamo scherzando. Allora, che cosa sta succedendo? Ad esempio, in questo caso, che sono degli scatti che passano spesso dal dark web per fare degli attacchi e riuscire ad arrivare a queste azioni, ci sono dei coordinamenti internazionali. Quindi ci sono ad esempio delle blacklist internazionali relativamente a quelle che sono delle entità che si muovono sul dark web, perché spesso sul dark web vengono fatte determinate azioni per andare anche a sostenere finanziamenti terroristici. Quindi, oppure nella migliore delle ipotesi, cioè quella meno sporca di tutte, per andare a colpire competitor a livello economico e quindi in qualche maniera andare a danneggiare qualcuno per potersi avvantaggiare. Se le autorità riescono a risalire all'identità, le identità poi consentono di risalire anche alla territorialità, perché poi la competenza è una competenza di territorialità, sia dal punto di vista di chi commette determinate azioni e di chi poi è la parte offesa. Il problema è quello, è dark web. Quindi idealmente ti immagini questo blob nero dove ci si va a perdere nelle varie azioni e per cui è veramente difficile risalire a. Io su questo voglio provocare. Io sono una grandissima sostenitrice, ma vedo che si continua a non sentirci dell'identità elettronica. Cioè, secondo me le persone che arrivano sul web dovrebbero essere sempre identificate, identificabili, perché se si va a giro per strada c'è una legge che ti dice che tu devi avere un documento d'identità. Quindi non vedo perché sul web questo non debba avvenire. Ma so che apro un dibattito dove ci sono i garantisti che invece chiedono l'anonimato e dove ci sono appunto chi ritiene di doversi in qualche maniera manifestare. Io penso che finché non arriveremo a questa soluzione dell'identità elettronica, non si risolverà mai questa problematica e si continuerà a avere azioni da dark web, piuttosto come hai visto anche recentemente tramite i social, gli attacchi, le onde da tastiera, insomma, le problematiche sono tante, a causa della non volontà di voler
identificare o comunque dire alle persone: guarda, ti prendi le tue responsabilità, vuoi andare sui social o sul dark web a fare certe operazioni, sappi che sei perseguibile, come sei perseguibile se per strada dai un cazzotto a qualcuno, fai una rapina, causi un incidente. Per me è un livello di civiltà, ma credo che si sia ancora molto lontani da questo. Sono perfettamente d'accordo con te, insomma, su questo aspetto. Sfondi una porta aperta, anche perché chi, come nella mia professione, faccio il giornalista, usa i social ogni giorno, come dire, può verificare sulla propria pelle come anche i diritti più elementari vengano aggrediti da, proprio per mancanza di identità digitale, di identità di chi ti scrive sulla bacheca, usando qualunque tipo di violenza nella migliore delle ipotesi. Quindi sono perfettamente d'accordo con te. Valentino, una domanda sempre che ti rivolgono: posso chiedere al mio gestore telefonico di bloccare le chiamate dei call center esteri che li hanno presi senza la mia autorizzazione? Allora, noi abbiamo un registro, quindi allora, la risposta è sì, ci si può sempre opporre al trattamento, questo indubbiamente, c'è anche un registro nazionale nel quale ci si può andare a segnare per non ricevere le chiamate, purtroppo però vi devo dire, questa è la teoria e quindi sì. Di fatto che cosa succede? Che queste chiamate spesso si continuano a ricevere e anche qui sarò molto diretta e non diplomatica, questo perché in gran parte dei casi chi rischia delle sanzioni violando queste regole ha più convenienza a continuare a chiamare gli utenti perché fa un monte di business che è moltiplicato rispetto alla sanzione che rischia. E quindi mi posso opporre, lo posso assolutamente fare, che il call center sia nazionale o internazionale, perché ci sono delle leggi che comunque danno delle garanzie, mi posso sempre opporre. È bene che io quell'opposizione la faccia per iscritto, perché un domani posso anche chiedere un risarcimento del danno, specialmente se comincio ad accumulare una serie di ricontatti dopo aver fatto opposizione all'utilizzo dei miei dati, però sappiate che dal punto di vista sostanziale il diritto cieco, questo forse è uno di quelli meno garantiti in maniera pratica, perché comunque continuano a chiamare, magari anche call center con nominativi diversi da quelli a cui l'abbiamo rilasciato. Quello purtroppo è un terreno molto selvaggio, ma è selvaggio di fatto perché il legislatore ha applicato, ma anche il garante per la protezione dei dati personali a livello nazionale, veramente ha tirato fuori tutte le armi possibili e immaginabili. Tant'è che nell'ultimo anno sono stati molto sanzionati i call center nei controlli e le aziende che si avvalgono di call center non danno garanzie idonee. Però purtroppo a volte il gioco vale la candela per loro, quindi gli conviene prendere anche delle sanzioni, ma continuare magari a violare la normativa. Questa è la realtà. Arrivano domande sempre più tecniche, gli smart contract che si basano su tecnologia blockchain hanno la stessa Sì. efficacia di un contratto tradizionale? Hanno la stessa efficacia, perché ti ho perso un attimo del contratto? Sì, chiedono se gli smart contract che si basano su tecnologia blockchain hanno la stessa validità di un contratto tradizionale. Sì, allora, anche se si basa su una tecnologia, se le parti lo vanno a sottoscrivere, hanno comunque un'efficacia. Il punto è il contenuto. Quindi attenzione, anche lì, smart contract, comunque indubbiamente sono eccellenti soluzioni, vanno un po' commisurate e capite rispetto a quelle che sono le esigenze. Comunque sì, assolutamente valide se le parti le vanno a sottoscrivere, per cui da quel punto di vista nessuna opposizione. Siamo sempre in ambito blockchain, avendo un sistema decentralizzato, che tipo di problematiche possono sorgere per smart contract internazionali, per esempio con la Cina e gli Stati Uniti? Beh, qui si va in le problematiche sono le problematiche, nel senso c'è una problematica di sede di opposizione a contenuti contrattuali. Quindi, ad esempio, se io vado a concludere un contratto con gli Stati Uniti o la Cina ed è un contratto internazionale, ho stabilito, ad esempio, dove si andranno eventualmente a discutere le contestazioni, Italia, Cina, Stati Uniti, è una problematica poi anche di affrontare i costi a livello internazionale. Allora, sappiate che sui contratti internazionali, business to business, quindi tra entità giuridiche, aziende o altro, si può comunque stabilire la patria presso la quale, la giurisdizione presso la quale può far valere le
condizioni contrattuali. Quindi i contratti internazionali hanno dei punti fondamentali che sono intanto la valorizzazione della giurisdizione, cioè capire qual è il paese di riferimento. E quindi attenzione, vi direi, perché c'è qualche paese sul quale io farei meno affidabilità rispetto alla nostra normativa nazionale. Poi bisogna attenzionare anche il fatto che in caso di contenzioso, quello che vi dicevo prima, se si stipulano dei contratti del genere, capire se sono contratti ad esempio che hanno dei rilasci a milestone, quindi man mano che vengono rilasciate delle attività paghiamo, cerchiamo di avere un allineamento tra quelli che possono essere dei pagamenti e il soddisfare delle nostre esigenze. Hanno delle problematiche più complesse. Chiaro, la blockchain aiuta su quella che è l'autenticità ovviamente del rilascio, però i contenziosi sono sempre contenziosi, quindi se già ci danno delle problematiche a livello nazionale, è ovvio che a livello internazionale c'è una complessità anche a livello di costi e di tempistiche che è molto più articolata. Comunque sono strade che si stanno percorrendo e da questo punto di vista la tecnologia va sempre sfruttata, questo è il dubbio. Ricordo che queste sono domande che arrivano dai social, quindi sono domande anche molto diverse anche rispetto alla tipologia. Questa è una domanda un po' più generica, proprio sul contratto. Ci sono differenze tra la stipula del contratto digitale e scambio di lettere commerciali sottoscritto per accettazione? Ah, questo va molto sul tecnico. Allora, ci sono delle differenze. Da un punto di vista di efficacia contrattuale sono entrambi efficaci. Chiaramente la stipula che avviene in maniera digitale non deve essere contestabile l'identità del soggetto che stipula l'accordo. Ok? Quindi da questo punto di vista ci deve essere una identificabilità, per cui ci sono comunque delle prescrizioni specifiche da seguire, perché su alcune tipologie di contratti va benissimo il semplice click, poi ci sono degli impegni con i quali si deve poter risalire a un'identità e avere un'attestazione effettiva di quella che è la volontà contrattuale. Quindi in entrambi i casi c'è un'espressione di volontà, sono giuridicamente validi, sono due modalità differenti, evidentemente dettate da esigenze differenti, però entrambe sono assolutamente valide. Come conservare il contratto digitale evitando che la scadenza delle firme delle parti possa rendere l'atto nullo? No, allora, l'atto nullo. Allora, anche qui bisogna vedere come viene stipulato originariamente. Quindi lo scambio, ad esempio, del contratto tramite PEC, l'acquisizione della firma digitale, la conservazione deve essere una conservazione sostitutiva. Quindi si devono rispettare tutti i parametri affinché non vi sia contestazione circa l'alterabilità dei contenuti del contratto, della data di stipula e della firma dell'assegnatario. Ci sono degli strumenti appositi, quindi da questo punto di vista si può fare benissimo. Quindi può nascere nativamente digitale ed essere conservato a livello digitale tramite una conservazione specifica. Grazie Valentina. Altra domanda: quando si stipula un atto pubblico in forma di contratto digitale, si può prescindere dalla presenza fisica delle parti di fronte all'ufficiale erogante, derogando così alle norme notarili che invece pretendevano o pretendono? Sì. Per la sottoscrizione olografa? È una domanda super tecnica, mi sembra. No, è una domanda super tecnica e da studiare. Non sono tenutaria di tutto lo scibile sull'ambito dell'identificazione delle parti, ovviamente. Comunque, quando c'è un'identificazione delle parti, il discorso della presenza notarile da questo punto di vista non è detto che sia necessario, a meno che non sia la tipologia di contratti che per obbligo di legge sono rimessa alla firma notarile. Già nell'ambito notarile comunque è possibile concludere il contratto a livello digitale, e su questo potete andare a vedere anche per quanto riguarda l'albo dei notari, sostanzialmente, dove ci sono tutte le indicazioni. L'argomento è già stato sdoganato, diciamo, da diversi anni. Poi su quella che è l'opponibilità o meno, cioè se c'è l'identificabilità e la presenza digitale del notario che va a testare la veridicità di quella che è l'identità delle parti, l'opponibilità poi da questo punto di vista non c'è, cioè problematiche non si dovrebbero porre. Ora, il caso, diciamo, la domanda non è generica, è evidentemente un caso specifico che sta vivendo questa persona. Poi se ha bisogno di maggiori informazioni possiamo valutare. Non, diciamo, le domande devono comunque seguire anche capire qual è lo storico dell'evento a cui fa riferimento la persona. Evidentemente se lo chiede è perché c'è stata una opposizione di una parte o comunque una contestazione, bisognerebbe capire sulla base di quali elementi. Sì, credo anche l'ultima domanda, che è legata sempre a questo tema, insomma, poi
Vediamo come risponde. Insomma, esistono, ci chiedono, ti chiedono, esistono ancora fattispecie contrattuali che per norma di legge non possono essere stipulati se non con firma ologramma su formato cartaceo? Allora, sì, ci sono ancora delle forme contrattuali, però da questo punto di vista, diciamo, già con la firma digitale, con l'apposizione della firma digitale, con il biocontenutistico tramite la PEC, con quel ricorso al notaio anche con modalità digitale, comunque sotto questo profilo quasi tutti i contratti possono essere gestiti ordinariamente. Ora però voi state parlando, non stiamo più parlando dei contratti informatici, ora stiamo parlando dei contratti ordinari, quindi siamo tutti in un'altra modalità. Potrebbe essere interessante magari dedicare una sessione a quelli che sono i contratti ordinari, come possono essere conclusi digitalmente, perché sono due cose estremamente diverse. Cioè, ad esempio, la vendita di una casa, una rogatoria, ecco, da un punto di vista digitale si può fare, non si può fare, c'è un livello di complessità e si entra in meccanismi che non hanno niente a che fare col contratto informatico. Il contratto informatico ha proprio ad oggetto l'elemento informatico, quindi sono cose completamente diverse. Grazie, no, hai fatto bene, questa sottolineatura è molto Non è importante. il contratto informatico quello che concludo online o digitalmente. Ecco, questo è molto importante capirsi, perché poi i contratti informatici sono contratti atipici. L'altra contrattualistica, gli altri aspetti possono essere conclusi online, ma non sono contratti informatici da questo punto di vista. Ritorniamo al tema della privacy e della sicurezza dei dati. Ci chiedono sempre, ti chiedono Valentina, lo scandalo di Cambridge Analytics ha portato ad un effettivo miglioramento della legislazione europea sull'utilizzo dei dati. Secondo, è una domanda, non c'è punto interrogativo, ma sull'utilizzo dei dati. Quindi lo scandalo ha portato un miglioramento della legislazione e se ci sono, ti chiedono ancora debolezze che potrebbero essere sfruttate per utilizzi distorti della profilazione. Quindi una doppia domanda. Ma allora, sicuramente gli eventi degli ultimi anni, da un punto di vista di profilazione, analytics, sì, hanno portato uno sviluppo da un punto di vista normativo, ma in realtà la normativa europea bolliva in pentola già dal 2014-2013, tant'è che è entrata in vigore nel 2018, ma il testo normativo è del 2016. A noi aziende e enti pubblici hanno dato 2 anni per portare a compimento l'obbligo normativo. Quindi sì, c'è stato da questo punto di vista una forte evoluzione. Ci sono ancora delle carenze, è indubbio, ma le carenze non sono tanto nel testo normativo. Le carenze sono sull'ignoranza, purtroppo, che hanno ancora le aziende e gli enti pubblici, perché se noi andiamo in molti comuni, molti enti non hanno il DPO, il Data Protection Officer, non sanno che cos'è un Data Protection Impact Assessment, che è una valutazione dei rischi, non integrano i contratti da un punto di vista privacy. Cioè, non è il problema della normativa in questo momento, è il problema di chi non la sta applicando come dovrebbe essere applicata, perché applicandola come prevede il legislatore ci sarebbe un forte balzo evolutivo anche nella gestione degli interessi e della tutela dei cittadini. Quindi in questo momento non è la carenza normativa, in questo momento è una carenza applicativa. Questo è il grosso buco che deriva dalla normativa. E da questo punto di vista dovrebbero aumentare i controlli, almeno nel nostro paese, perché tanto da noi se non si viene controllati le cose non si fanno. E questa è la realtà dei fatti. Li fa chi è ammirevole, che vede nella normativa un valore aggiunto. Come dico sempre, la privacy applicata nelle aziende e negli enti non la si dovrebbe applicare per lo spauracchio della sanzione, la si dovrebbe applicare perché vuol dire introdurre anche delle misure organizzative, dei concetti di tutela del dato che poi diventano pervasivi per le persone che lavorano sui dati, anche per le informazioni aziendali, per il rispetto delle informazioni che si gestiscono e della segretezza di queste informazioni, di questi dati. Quindi è un tema culturale. Noi in questo momento siamo ancora un po' lontani dall'avere una cultura di preservazione del dato, perché il dato ha un valore di per sé, non perché ce lo impone soltanto il legislatore. Quindi non diamo sempre la colpa al legislatore. Sembra giusto. Un'altra domanda che insomma un po' riguarda tutti perché tutti in qualche modo ne siamo stati coinvolti è la domanda, le chiamate telefoniche dove viene fatta una serie di domande alla vittima di turno e poi alla fine senza saperlo si attiva un contratto verbale. È lecito? E come ci si deve comportare davanti a questo comportamento, diciamo? No, può costituire un raggiro, si possono fare le denunce,
Chiaramente bisogna vedere come si svolgono i fatti, quindi certo se la chiamata comincia, spesso dovrebbero essere registrate queste chiamate con a titolo informativo le racconto e poi si arriva a una fase in cui si comincia a dire allora vuol sottoscrivere, vuol fare dei mesi di prova, eccetera, lì si arriva a una conclusione contrattuale. Bisogna stare attenti a questo tipo di modalità operativa, ma questo avviene spesso anche con le app, eh. Attenzione perché è lo stesso modus operandi dove nelle app ti danno qualche possibilità di prova e poi se non disdici si va a convertire in un contratto di una durata di un certo tempo. Si possono risolvere questi contratti, si può arrivare anche a denunciare laddove ci sia un raggiro, perché comunque se io non ho espresso la mia volontà mi ritrovo poi imbrigliato in questo tipo di acquisto e quindi si possono utilizzare gli strumenti. Però per non rincorrere gli strumenti giuridici, perché si torna a quello che dicevo prima, si spendono soldi, si butta via tempo e magari non ci si dorme la notte, la miglior cosa da fare sarebbe troncare la questione diciamo sul nascere, la manifestazione di interesse, farsi mandare delle mail con le informazioni e poi fare la valutazione in separata sede, perché poi con le parole si gioca facilmente a portare le persone a concludere determinate operazioni. C'è chi è molto bravo, diciamo, su questo modus operandi di conclusione degli accordi. Poi Valentina, è tanto semplice, come dire, stipulare un contratto, in questi casi è molto difficile uscirne fuori, soprattutto questi che racconti tu attraverso le clausole che uno. Sì, sono un po' delle rotture di scatole, passami questa cosa, cioè perché poi comunque devi perdere tempo, sono dei meccanismi contorti. È chiaro che puoi denunciare, puoi segnalare, puoi non dare esecuzione, ma sono dei fastidi, quindi vanno prevenuti. Quindi da questo punto di vista bisogna essere un pochino, diciamo, lungimiranti e quindi evidenziare, dire no, non voglio dar seguito, non mi interessa, oppure se mi interessa, appunto, mandi una mail. Perché insomma, questi sono episodi che nascono ormai anche dalle vendite telefoniche di tanti anni fa, quindi non è una novità, diciamo, l'avvento di internet. Già anche prima, o quando i rappresentanti bussavano alla porta con le aspirapolveri a rate piuttosto che con i vini e queste cose qua, insomma, lo sappiamo tutti. È stata un'evoluzione della vendita del porta a porta, poi alla fine, che avviene con lo strumento telematico, col telefono o altro. Certo, magari con i discorsi e non apponendo una firma, il rischio maggiore è che uno si presti nella confusione a dare un consenso laddove non lo vuole dare, quindi è meglio stroncare sul nascere la questione. E anche le stesse registrazioni delle chiamate che spesso vengono fatte, ad esempio per la sottoscrizione di un contratto da parte di una compagnia telefonica, sono sottoposte alle stesse regole, giusto, di Sì, conservazione. assolutamente, ci mancherebbe altro, assolutamente, c'è l'obbligo di registrazione della chiamata in modo che possa essere evidente se la persona ha aderito o appunto è stata raggirata per portare a conclusione quello che è il contratto. Quindi assolutamente si può esercitare un diritto di accesso alla chiamata, quindi alla registrazione, che tra l'altro rientra in un esercizio a fini della privacy, perché tu registri la mia voce, quindi è un dato personale, la mia voce è un dato biometrico, per cui da lì si può poi risalire e contestare eventualmente il contenuto della chiamata. E ci chiedono qualche informazione sul diritto delle tecnologie, insomma, che è un ramo nuovo del diritto, qualche indicazione anche su eventuali testi, eventuali, insomma, Allora, che tu puoi dare come esperta della materia. diritto delle tecnologie è tutto quello di cui abbiamo parlato, dalla contrattualistica informatica alla privacy, alla 231 come normativa applicata in ambito tecnologico, al Cyber Act di cui parlerà il mio collega. Quindi oggi non ci sono più. Quando ho iniziato io 20 anni fa, sì, c'erano i testi di diritto delle tecnologie, dove c'era l'e-commerce, si cominciava appunto con i contratti di licenze. Oggi è una materia, io mi occupo di diritto delle tecnologie, che prende tantissimo aspetti, dal privacy by design alla contrattualistica, alla brand reputation, alla protezione del know-how aziendale. Quindi non sono in grado di dire dei testi così generici. Sicuramente uno bisogna che capisca dove vuole andare a parare nell'ambito del diritto delle nuove tecnologie. Chi si specializza in privacy, in contrattualistica, c'è la conservazione di cui parlavamo prima a livello documentale, sostitutiva, fatturazione elettronica. Quindi da questo punto di vista, insomma, il diritto delle tecnologie è estremamente, estremamente ampio. Consiglio alla persona che lo chiede, io immagino che sia comunque una persona che si affaccia o al mondo del lavoro, o comunque si vuole specializzare
focalizzare o si vuole informare particolarmente, di partire da un testo di contrattualistica informatica, un testo esplicativo del regolamento europeo, perché è fondamentale, e un testo che possa riguardare l'approccio dal punto di vista penalistico dell'utilizzo dei social e di tutti quelli che sono i reati penali informatici afferenti all'ambito tecnologico. Grazie Valentina. Un'altra domanda: si ricorda qualche sentenza clamoroso, scritto in maiuscolo, quindi deve essere proprio clamoroso, mi raccomando, di violazione della protezione dei dati in Italia o in Europa o negli USA? L'ultima è clamorosa, la sentenza di cui parlavo io, per cui non si può più trasferire i dati negli Stati Uniti, è una sentenza che nasce da un cittadino austriaco, presidente comunque di un'associazione per la tutela dei dati personali, il quale era iscritto a Facebook, si è rivolto al garante per la protezione dei dati personali irlandese, dove risiede a livello europeo Facebook, dicendo: attenzione, io mi sono studiato la normativa statunitense e l'autorità governativa statunitense può accedere ai dati. Siccome io i miei dati che registro su Facebook stanno in Irlanda, ma vengono backupati e replicati negli Stati Uniti non vengono rispettati i miei diritti e quindi c'è una violazione della privacy da parte di Facebook. Questo signore è riuscito a portare una sentenza a livello europeo che ha detto stop al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. Se non si ha la garanzia di un consenso espresso degli interessati o se non si hanno comunque delle tutele di cifratura dei dati. Questa è una sentenza clamorosa che è passata anche un pochino in secondo piano perché eravamo ancora concentrati e tuttora siamo concentrati sul tema del Covid, ma vuol dire interrompere il flusso di dati verso gli Stati Uniti, sia a livello di fruibilità dei servizi, sia a livello di trasferimento dati tra aziende che magari appartengono alla stessa famiglia, hanno delle sedi europee e delle sedi negli Stati Uniti. Quindi più clamorosa di così direi che è difficile trovarne. Hai citato il Covid, che cosa ha insegnato il Covid in tema di sicurezza e di protezione dei dati personali, in generale i dati sensibili? Ecco, secondo me questa è una bella domanda perché ha insegnato tanto. Io sono sicura che della privacy oggi si conosca molto di più a livello di esercizio dei diritti personali tra i cittadini di quanto se ne sapesse un anno e mezzo fa. La stessa app Immuni, sulla quale io sono stata estremamente critica e poi di fatto è stato flop, perché bisogna dire quello che è stato, non ha riscontrato i numeri che avrebbe dovuto riscontrare, ha trovato un grandissimo freno su un tema di privacy, perché se non si danno le garanzie alle persone di dove finiscono i loro dati, di che cosa ne viene fatto, non siamo a 20 anni fa. Oggi le persone sanno benissimo che le informazioni che le riguardano, venirne in possesso soggetti terzi può voler dire in qualche maniera condizionarle economicamente da un punto di vista degli acquisti, da un punto di vista culturale, politico, quindi c'è una consapevolezza molto più forte. Il Covid da questo punto di vista ha dato una spinta enorme. Sapete che ci sono state opposizioni sulla registrazione dei test sierologici, dei tamponi, anche opposizioni verso le regioni, contestazioni, ci sono ancora delle contestazioni perché viene citata la normativa della privacy, talvolta anche in maniera sproporzionata, ma questo vuol dire che c'è maggior cultura vuol dire maggiore evoluzione. Lo stesso argomento di cui ti dicevo prima, cioè gli attacchi informatici che sono aumentati, hanno costretto le persone a fare i conti con quello che è un tema di sicurezza, di cybersicurezza. Oggi c'è molta più cultura di un anno e mezzo fa, alla fine purtroppo nella negatività è un valore aggiunto che ci ritroveremo, perché siamo stati costretti a progredire in qualche maniera, sotto sforzo a dover accelerare e prendere atto magari di aspetti che prima tralasciavamo e non conoscevamo. Quindi ha dato una fortissima spinta al tema della privacy, questo è indubbio. Altra domanda che ci riguarda, che mi riguarda, che riguarda tutti noi, noi in questo anno e mezzo ormai, o comunque più di un anno, stiamo utilizzando questo modo di dialogare, di organizzare eventi che è Zoom. La domanda è: come conservare le registrazioni di Zoom? Perché ovviamente, ad esempio, di Zoom o di altre piattaforme simili, come trattare i dati? Ad esempio, se noi siamo qui, siamo in pochi, sappiamo che stiamo andando in diretta sulla web TV, stiamo andando in diretta sul digitale terrestre, sui social, ma ipotizziamo che questa sia una sessione aperta con 100 persone. I famosi screenshot, le schermate in cui ci sono sia persone che i cosiddetti relatori, ma anche persone che invece sono spettatrici.
noi possiamo utilizzarli, come li possiamo utilizzare, cioè possiamo utilizzare la loro immagine sui social, in TV. Attenzione, sì, attenzione. Allora, c'è una disciplina specifica sulla diffusione dei dati. A condizioni ordinarie, quando certi eventi sono di natura pubblica, comunque si presume che si possano utilizzare le riprese o altro per la diffusione. Nel caso di specie, però, avvenendo tramite web, intanto ci deve essere una preventiva informazione delle persone che possono essere oggetto di ripresa o i cui dati possono essere diffusi, perché questa è una diffusione. Noi dobbiamo distinguere da un punto di vista privacy quando c'è una comunicazione, cioè i dati vengono riferiti a soggetti di cui a priori si conosce l'identità, oppure una diffusione, come avviene nel caso di specie, perché io diffonderò quei dati e ne verranno a conoscenza soggetti di cui a priori non conosco l'identità. Allora lì ci vogliono delle liberatorie, ci vogliono delle liberatorie da un punto di vista di sfruttamento dell'immagine, ci vogliono delle liberatorie e delle informative privacy nelle quali si dice su quali canali verranno comunque divulgati questi dati, che tipo di garanzie riconosciamo, perché un domani potrei dire io non pongo il trattamento, mi avete pubblicato, con voi no perché in realtà vi ho rilasciato una liberatoria sottoscritta, quindi voi avete diritto, anche perché potreste ricevere dei danni, no, nel chiedervi di sottrarre il video, c'è stato un investimento di tempo, di risorse, di energia dal vostro punto di vista. Però le persone che poi partecipano, se si identificano, possono comunque esercitare dei diritti e chiedere una cancellazione. Quindi bisogna informare se si va a registrare, avere un consenso se si va a fare una diffusione, laddove ovviamente ci sia una identificazione dei soggetti che partecipano. Nel caso di specie, ad esempio le domande che tu hai posto, dove non c'è l'identificazione che l'ha posta Valentina Frediani, o dove non si è dato diffusione dell'identificazione del soggetto di riferimento, ovviamente è una tutela che non viene riconosciuta, perché il dato è anonimo, dove il dato è anonimo la tutela non è necessaria. Quindi da questo punto di vista utilizzabile. Certo, se volessi registrare magari tramite Zoom, dove riprendiamo diverse persone che partecipano, la registrazione vocale o altro, e poi vogliamo magari ripubblicarlo, ridiffonderlo, se c'è bisogno di una liberatoria, di un'autorizzazione, di un'informazione preventiva. La domanda seguente è la liberatoria che forma deve avere? Quella classica? Scritta. Una liberatoria di natura verbale? No, 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 il verbale nel avvocato non si alza per nulla, di verbale non ce ne frega nulla. Le liberatorie devono essere scritte, sottoscritte, consenso libero, informato, comunque ci deve essere una manifestazione reale della volontà. Poi potrei registrare la volontà che Valentina Frediani dichiara, essendo io Valentina Frediani, voglio rilasciare liberatoria? Sì, ma essendo un onere poi di identificazione dovrei mostrare il mio documento per cui rilascio la liberatoria. Si possono fare tante cose, però insomma in linea generale si richiede scritta e sottoscritta. Grazie Valentina. Noi ci arriviamo alla conclusione. È stata un'ora intensa, tante domande, questo significa che il tema, per quanto tecnico, è anche molto sentito e suscita curiosità, ha suscitato moltissima curiosità. Io ricordo appunto che questo appuntamento precede un altro, tu l'hai citato, del 22 aprile, sempre alle ore 15, sempre con una trasmissione sugli stessi canali che ho citato prima, sulla Cyber Security Act, e il relatore Alessandro Cecchetti. Vuoi introdurre semplicemente, se uno dovesse chiedere perché devo guardare il webinar del 22, che cos'è la Cyber Security Act? Sì, perché il collega parlerà della normativa in materia di cybersicurezza, alla quale saranno sottoposte le entità giuridiche, quindi ci riguarderà tutti sostanzialmente, e ci saranno delle prescrizioni che possono comportare da una parte degli investimenti, dall'altra degli oneri, ma anche una preservazione di quelle che poi appunto sono le informazioni. È importante perché risponde un po' ad alcune domande che sono state fatte prima, cioè si sta facendo qualcosa a livello internazionale? È sufficiente la normativa per proteggere? Ecco, questo è un tipo di iniziativa del legislatore che sicuramente avrà delle ripercussioni con dei benefici al di là poi degli investimenti che potranno essere doverosi per le aziende o altro, perché comunque porterà maggior sicurezza sulle nostre informazioni. Grazie Valentina Frediani, quindi appuntamento il 22 aprile, un nuovo evento digitale, un nuovo webinar nell'ambito dei Talk Together organizzati da Opificio Innova. Ti ringrazio tantissimo Valentina. Grazie a voi.
di rincontrarti presto in uno di questi eventi, degli eventi di UPPC Innova. Sei stata molto preziosa, ci hai chiarito con grande chiarezza, anche espositiva, tutta una serie di questioni che effettivamente sono di grande attualità, di grande interesse. Grazie a tutti, saluto le spettatrici e spettatori di Matex di Opificio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buon pomeriggio.